esploriamo diversi tipi di diabete, fisiopatologia, monitoraggio e range parametri di riferimento. Ti mostro anche come utilizzare un dispositivo per il monitoraggio continuo della glicemia. Compariamo i risultati del mio test personale con questo dispositivo e quelli di Giacomo, il mio amico, con il diabete. Ciao, io sono Ciuffo. Il diabete è una malattia cronica che però, se ben gestita, permette di vivere una vita normale e attiva. Il diabete è quindi questa patologia che colpisce il modo in cui il nostro corpo utilizza lo zucchero, chiamiamolo adesso glucosio. Il glucosio presente nel sangue è la principale fonte di energia delle nostre cellule, ma per poter entrare dentro le cellule ha bisogno dell'insulina, un ormone prodotto dal pancreas. Esistono principalmente tre tipi di diabete. Diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario attacca e distrugge le cellule beta del pancreas che producono insulina. Questo tipo di diabete è solitamente diagnosticato in età giovanile. Diabete di tipo 2 è il tipo più comune e si verifica quando il corpo diventa resistente all'insulina o non ne produce abbastanza. È spesso associato a fattori di rischio come obesità e uno stile di vita sedentario. Diabete gestazionale si verifica durante la gravidanza e di solito scompare dopo il parto. Tuttavia, le donne che hanno avuto il diabete gestazionale hanno un rischio maggiore di sviluppare il diabete di tipo 2 in seguito. Quando si ha il diabete, il glucosio si accumula nel sangue invece di entrare nelle cellule. Questo eccesso di glucosio può danneggiare a lungo termine organi vitali come cuore, reni, occhi e nervi. Nel diabete di tipo 1 l'assenza di insulina porta all'accumulo di glucosio nel sangue perché le cellule non possono assorbirlo. Nel diabete di tipo 2 le cellule diventano invece resistenti all'insulina. Il pancreas non riesce a compensare producendo abbastanza insulina. Se non ci conosciamo, su questo canale spesso condivido trucchi, esperienze che di solito non vengono insegnati. Si apprendono un po' scontrandocisi contro nella vita quotidiana. Seguimi se ti va di saperne di più. Nel diabete gestazionale, gli ormoni della gravidanza possono causare resistenza all'insulina. Un aspetto cruciale della gestione del diabete è il monitoraggio della glicemia. Utilizzerò questo dispositivo per il monitoraggio continuo. Questo strumento misura i livelli di glucosio nel sangue in tempo reale, offrendo un monitoraggio costante fino a 15 giorni. È particolarmente utile per mantenere sotto controllo le fluttuazioni glicemiche e adattare la terapia in modo tempestivo. Conosciamo ora i valori della glicemia di riferimento. A digiuno, 70-100 mg decilitro per le persone non diabetiche, dopo i pasti diciamo 2 ore, inferiore a 140 mg decilitro per le persone non diabetiche. Per i diabetici i valori possono variare a seconda del trattamento, delle raccomandazioni mediche. Se vuoi sostenermi anche tu nel produrre video come questo, trovi qua sotto il pulsante abbonati e in descrizione il mio canale su Patreon. Ho indossato questo dispositivo per 7 giorni, adesso vediamo i valori. Ecco la curva glicemica di Giacomo. Allora, lui ha il diabete di tipo 1. Mi aspetto di vedere montagne russe, quindi picchi importanti dopo i passi, 200, 250, 300. Dopo lui si fa l'insulina, quindi discese rapide, vedo un picco di 260 circa, poi iniezione di insulina, discesa fino a 150, poi risalita postprandiale, poi discesa a 48, ok, 48 è un po' pericoloso, 300, 350 e arriviamo anche a 400. Allora, Giacomo ha verificato i valori con un altro sensore, sono affidabili. Riguardo al device in sé dice che trova comoda la rilevazione automatica senza dover far nulla, perché altri sensori bisogna avvicinare il telefono e quindi non rilevano automaticamente, ma sei tu che devi rilevare. Però mi dice che posizionarlo sulla pancia può causare dei problemi estetici ma anche pratici, nel senso che rischia di incastrarsi e allora ti tira la pelle, ti depila e non dà problemi con la doccia, non ne ho avuti nemmeno io con l'acqua, con la sabbia. Le notifiche che ti dà riguardo la glicemia sono molto insistenti, e va bene che siano insistenti, però sono utili ma un po' esagerate. Se hai un'iperglicemia o un'ipoglicemia la correggi, poi dovrebbero smettere di arrivarti queste notifiche che sono suono e vibrazione. Sarebbe bello se potesse cambiare la suoneria. Comunque l'app è semplice, potrebbero esserci dei miglioramenti, ma il dispositivo è discreto, dopo 2 giorni mi sono dimenticato di averlo indosso.
io che non ho mai indossato una roba del genere. Sono curioso, vediamo la mia curva. Io non ho mai avuto problemi con la glicemia, qualche ipoglicemia durante il Covid, facevo questi turni pazzeschi, saltavo pasti, peggio che sono arrivato, ricordo 60. Mi aspetto di vedere valori attorno ai 100 ovviamente, poi minime salite in corrispondenza dei pasti, poi cala. Eccoli qua, allora, oddio, 300, 350, valore più basso registrato 150, no, andiamo avanti, male, no, facciamo un doppio controllo con un sensore pungidito. Ok, il mio valore reale a digiuno è 90 mg decilitro, questa è una buona lezione, il sensore rileva automaticamente la glicemia per 2 settimane e avvisa solo in caso di problemi, però appena lo indossi è fondamentale controllare che sia tarato con un pungidito, perché se il sensore è starato bisogna sostituirlo immediatamente, e con la glicemia e con l'insulina non si scherza, è sempre meglio verificare l'affidabilità dei valori prima di fare qualsiasi correzione. Ricorda comunque di condividere ogni decisione, ogni tappa, ogni progresso con il team di sanitari che ti segue. Se oggi nessuno te l'ha ancora detto, ricordati che sei una persona amata, capace e apprezzata.